Molto spesso vengono da me persone dicendo: mi sento in colpa perché lui o lei mi ha accusato di tenere la distanza e di non essere abbastanza amorevole, bla bla bla. Allora, le cose possono sempre essere viste da due lati, o sono frasi profondamente vere o sono frasi perfettamente false. Allora, generalmente se uno è anaffettivo o freddo e si sente dire queste frasi, vabbè, ci sta. Bisogna lavorare sull'anaffettività. Tante volte invece mi trovo in casi più dolorosi, tra virgolette, di persone che in effetti hanno dato tanto, se non tutto, quello che potevano dare, e si sono visti dire, accusare della stessa frase: non mi hai dato abbastanza, non sei stato abbastanza presente, non sei stato abbastanza presente, e così via. Allora, dobbiamo sempre chiederci chi è che ci dice queste parole, perché al di là che queste parole possano coincidere con dei sensi di colpa che noi abbiamo dentro di noi, se siamo cresciuti con l'idea di essere sbagliati, di essere in qualche maniera non come gli altri e così via, siamo venuti su da bambini con quest'idea, è chiaro che noi entriamo nelle relazioni con un senso di colpa e poi alla prima accusa crolliamo anche se l'accusa è totalmente non fondata. Se per esempio tu hai a che fare con una persona che non ti dà amore, che non ti considera, che prende senza dare, che quindi è fondamentalmente egoista, o narcisista, pensa solo ai suoi bisogni, è chiaro che ti accuserà di tenere la distanza. Uno, perché per il narcisista o il vampiro niente è mai abbastanza, quindi tu puoi dare anche tutto che comunque non basterà mai. C'è sempre un buco nero e i buchi neri non si possono riempire. E poi l'altro concetto è che forse è da considerare che una parte sana di te cerca di mettere distanza per tutelarti da questo buco nero che l'altro porta dentro. I buchi neri si possono riempire solamente se uno vuole riempirli o vuole gestirseli. Ma che un'altra persona possa prendersi in carico questi buchi neri che assorbono energia, beh, quello è un concetto che insomma non ha basi solide. Quindi, se una persona ti accusa dicendo: no, ma tu non mi hai ascoltato, non hai visto, non mi hai dato e così via, se hai a che fare con un narcisista, hai capito che hai a che fare con un narcisista, inizia a essere orgogliosa, orgoglioso di dire: sì, io non ti ho dato, sì, ti ho tenuto a distanza, sì, avrei dovuto far finire questa relazione prima. Cioè, impara a metterti nella posizione del carnefice. Le persone, non il carnefice, ma insomma della persona che sa fare del male, ma fa del male alla parte nevrotica. Non possiamo andare nella relazione senza la capacità di saper fare del male alla parte nevrotica dell'altro. Non possiamo entrare nelle relazioni senza farci male. Non possiamo entrare nelle relazioni senza considerare che dobbiamo proteggere la nostra parte sana dalla nevrosi degli altri. È importantissimo avere lo scudo, come i soldati medievali, in una mano e la spada nell'altro, e mettere sull'armatura quando serve. Ogni tanto va bene ballare, fare festa, condividere, ogni tanto va bene anche però difendersi e eventualmente attaccare. Come ci dice Hellinger, se uno ti fa male 2, tu fagli del male 1,9. Ok, ma se uno ti fa male 2 e tu gli dai amore 3, questo non va più bene perché crea un doppio squilibrio. Uno, perché non gli hai restituito il dolore, e due, perché gli stai dando più di quello che merita e più di quello che è possibile dare in quella situazione. Ricordati che se uno ti fa del male, prima gli fai del male un po' di meno e poi si ricomincia a dare. Non si può prescindere da questo principio. Altrimenti si crea uno squilibrio nella relazione tra dare e ricevere che alla lunga porta alla fine della relazione, perché i colpevoli si stancano di essere colpevoli. Quando tu punisci qualcuno che ti ha fatto del male e gli provochi a tua volta del dolore, gli dai la possibilità di rimetterti sul tuo piano, e si ritorna alla pari e così la relazione può andare avanti, altrimenti non può proseguire. Se la relazione è una relazione dove tu dai, 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 dai e basta, e ricevi poco, o sei cieco di fronte a quello che ricevi, o
Oppure non stai ricevendo e allora dovresti interrompere la relazione subito o comunque quella modalità di relazione. Bene, penso di averti dato ulteriori spunti di riflessione e su queste importanti riflessioni ti auguro un buon proseguo e alla prossima trasmissione. Ciao!